al 2,58 accettate le riformulazioni. Il 2,59 Gribaudo è favorevole. 260 accettato la riformulazione. 2,61 Boccadutri ed altri favorevole. Poi dal 2,62 Oliverio alla 2,70 sono state accettate le riformulazioni. Allora, poi nel 271 Piccone c'era una riformulazione specifica, ma è stata accettata. Il 272 Bosco è stato ritirato. Poi dal 2,73 al 2,78 hanno accettato le riformulazioni. Il 2,79 Mognato il parere è favorevole. Baretta, sottosegretario. A parere favorevole senza riformulazione. A cosa? Il 2,80. 2,80 il parere è favorevole senza riformulazione. Quindi vado al 2,81 fino al 2,93. Sono state accettate le riformulazioni. Il 2,94 il parere è favorevole. Dal 2,95 al 2,98 Sberna, accettate le riformulazioni. Dell'AI è stato ritirato il 2,99. Poi vado avanti. Dal 300 al 309 sono state accettate le riformulazioni. 310, Giorgia Meloni, il parere è contrario. Rampelli, deputato. Sì, intanto chiedo il voto ovviamente per questo ordine del giorno e con l'occasione dico che sul 309 in particolare ho accolto insieme agli altri la riformulazione, anzi la dicitura di valutare l'opportunità di, con l'auspicio che possa essere un segnale rispetto, almeno per alcuni tratti della legge 107, un suo scarso funzionamento e una necessità.